Ciao a tutti, oggi faremo insieme una bella borsa. Oltre alla nostra macchina da cucire, ci servirà del tessuto e della tela da rinforzo di quella che si stira, del cordino tie con un uncinetto adeguato. Meglio se mezzo numero meno, in questo modo il nostro lavoro resterà più compatto. Ci saranno indispensabili degli occhielli nel video, poi lo vedrete. Io ho usato degli occhielli molto grandi, ma sarà possibile utilizzare degli occhielli anche molto più piccoli, semplicemente mettendoli più vicino. Credo di aver detto tutto e andiamo subito a lavorare. Tagliamo due rettangoli di tessuto e due rettangoli di tela, quella da rinforzo adesiva, da centimetri 52 per 47. Appoggiamo sul rovescio del tessuto la tela adesiva, quindi con il ferro da stiro stiriamo in questo modo. La tela si incollerà al tessuto. Appoggiamo quindi i due tessuti così rinforzati diritto contro diritto, in questo modo, e cuciamo tutto intorno avendo l'accortezza di lasciare una dozzina di centimetri aperti su un lato. Prima di svoltare, tagliamo i quattro angoli così. Attenzione a non tagliare via la cucitura. Questo ci servirà per non avere poi degli spessori quando rivolteremo il nostro lavoro. Non so se si riesce a vedere. La cucitura resta all'interno di dove abbiamo tagliato. Risvoltiamo il nostro lavoro. Chiudiamo quindi la fessura, pieghiamo a metà e schiacciamo per bene con il ferro da stiro. Cuciamo sui due lati più corti. Una volta cucito potremo rigirare il nostro lavoro ed eccolo qua, all'interno c'è la cucitura. Ora è giunta finalmente l'ora di sistemare gli occhielli. È giunto finalmente il momento di attaccare i nostri occhielli. Ora un pochino già si intravede, avevo già fatto dei segni. Facciamo dei segni sulla stoffa a 4 centimetri e mezzo circa l'uno dall'altro. Qui finiranno i nostri occhielli. Io ora li ho già segnati per praticità del video. Ora dobbiamo creare l'alloggiamento in cui finiranno gli occhielli. Per fare questo dobbiamo tagliare un pochettino di tessuto e fare un buchetto. Proseguiamo piano piano in maniera da non fare subito dei buconi. Ecco, così deve essere un buco all'interno del quale potrà entrare agevolmente l'occhiello. Io di qua li ho già fatti, vedete? Ora proseguirò
e realizzerò anche tutti i buchini da questa parte. Una volta fatti tutti i buchini, sistemiamo gli occhielli. Quindi infiliamo l'occhiello all'interno del buchino, la parte dietro dentro il suo alloggiamento. Io userò una tavoletta per non rompere il tavolo. Sistemiamo nell'apposita macchinetta, è davvero un lavoro semplice, e picchiamo con forza, scusate il rumore. Ed ecco fatto. Compiamo la stessa operazione su tutti i buchini. Ora, all'interno di ogni occhiello lavoriamo 7 maglie basse allungate e seguite da una catenella. Quindi 1, vedete, non dobbiamo tirare eccessivamente il filo, non si deve arricciare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie basse, una catenella e nuovamente 7 maglie basse fino alla fine del nostro lavoro, quindi fino ad aver completato il giro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, una catenella. Proseguiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e una catenella. Una volta giunta in fondo, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che avevamo lavorato. Ed ora lavoriamo su ognuna delle maglie del giro precedente e nello spazio lasciato dalla catenella una mezza maglia alta. Facciamo tutto il giro, chiudiamo e proseguiamo sempre in questo stesso modo, quindi sempre mezze maglie alte per una decina di centimetri. Qui sono nel mezzo tra i diversi gruppi da 7 catenelle e proseguiamo sempre in questo stesso modo per una decina di centimetri.
è giunto il momento di realizzare i manici. Per i manici procediamo in questo modo. Ho diviso in quattro parti il numero totale delle maglie. Avvicino un pochino. Ecco qua. E ho messo dei marcapunti. Nel mio caso sono 34 maglie per 4. Quindi 34, 34, 34 e 34. Lavoro e ho messo dei marcapunti. Lavoro mezza maglia alta normalmente sui lati, mentre qui nella parte centrale, guardate, qui l'ho già fatto, avviciniamo ancora un pochino, mentre qui nella parte centrale salto le 34 maglie e lavoro 34 catenelle. Termino nuovamente con una maglia bassa, lavoro le mezze maglie alte e di nuovo, ora ve lo faccio vedere. Eccoci, qui lavoro la mia mezza maglia alta, così, 34 catenelle, eccoci, qui lavoro dove ho messo il marcapunti una mezza maglia alta. Ed ora lavoriamo normalmente fino qui delle mezze maglie alte. Ed ecco fatto, il nostro progetto è terminato, non ci resta che sistemare le codine e indossare la nostra borsa. Bene, ed eccoci qua, anche oggi il nostro progetto è terminato. Come sempre, rinnovo l'appuntamento ogni domenica sera intorno alle 20:30. Come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!